Ciao ragazzi, bentornati alla puntata di RGTV Blog. Io sono Tony e oggi andiamo a vedere come modificare le nostre PlayStation Vita. La puntata di oggi praticamente è suddivisa a capitoli, quindi ogni volta che finisco un capitolo vi dirò il passaggio da effettuare, quindi poi scenderete nella descrizione e cliccate direttamente il capitolo successivo. Prima di andare a vedere come modificare la PS Vita, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video, se vi va ovviamente. A dopo! Allora, capitolo avvertenze. Allora, ci troviamo con tre diversi modelli di PS Vita. I primissimi, che sono uguali, diciamo, tra loro come estetica, ma hanno più o meno tutti la stessa caratteristica. Allora, questa non ha lo sportellino, quindi il primo modello c'ha lo sportellino della SIM qui, e a questa manca perché è il modello senza il 3G. Quindi con quel modello potevamo giocare senza telefonino, senza connessione, quindi aveva la connessione la PlayStation interna, quindi potevamo giocare da qualsiasi parte. Invece adesso siamo costretti a collegare il telefono e giocarci. Però ovviamente con la modifica non possiamo farlo, quindi chi se ne frega. Allora, qui come avvertenza vi dico che c'è una memory. Quindi se la andiamo a comprare usata, e io vi consiglio di andarla a comprare usata questo modello, il Fat piuttosto che la Slim, dovete fare attenzione che ci sia questa memory. Non so se sono le stesse memory per il telefono Sony Ericsson di una volta, ma non penso proprio, perché somigliano effettivamente, ma molto probabilmente non lo sono. Quindi fate attenzione ad avere questa memoria e che il vecchio proprietario ve la dia, perché senza di quella la console è inservibile. Sì, si accende, possiamo mettere il gioco, non ci farà salvare il gioco, ma purtroppo non possiamo installare la modifica. Nelle console successive l'abbiamo integrata, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Solo l'unica preoccupazione delle Slim è che purtroppo alcune non possono scendere di firmware. Non possono scendere di firmware sul 365 o il 360, e quindi è possibile farla rimanere sul 374. Forse alcune non è possibile nemmeno modificarle, però non ne sono sicuro. E diciamo, una delle avvertenze prima di iniziare la modifica è quella di caricare la console al 100% e verificare che la batteria sia in ottime condizioni. Quindi mi raccomando, fate tutti questi controlli prima di fare la modifica, prima di iniziare il capitolo delle modifiche. Questo è il capitolo di cosa abbiamo bisogno, quindi di tutto l'ambaradan che ci serve per la modifica. Come vi ho detto in precedenza, la PS Vita FAT ha per forza bisogno della memory, quindi ovviamente una PS Vita tra Slim e FAT. Ovviamente ci sono tre modelli, primissimo con la memoria, come vi ho detto prima. Qui si trova lo sportellino della SIM, qui la memoria, qui sopra lo sportellino dei giochi. Quindi poi vi andrò, forse vediamo se lo facciamo a fine video, dipende da quanto durerà questo video, oppure farò un video successivo per quanto riguarda questa memory che si mette al posto del gioco. Quindi vi andrò a illustrare come si installa l'adattatore, perché ha bisogno di un driver, un plugin, e per leggere praticamente queste memory SD, che costano molto meno di quelle della Sony.
Ovviamente la console la potete usare anche senza questa, quindi installare giochi all'interno di quella memoria, ma siete limitati agli 8 giga e basta, quindi questo serve per aumentare la memoria di questa bellissima console. In questo capitolo andremo a vedere da quale capitolo partire, quindi in base al nostro firmware selezioniamo il capitolo. Allora, questa console è già modificata, quindi avrà il firmware modificato, quindi il 360 con l'Encaku. Andiamo alle impostazioni, scendiamo a sistema e andiamo a vedere quale firmware abbiamo. Informazioni sistema, quindi 360, questa è già modificata, come ho detto prima. Quindi in questo caso mio proprio particolare no, perché è modificata, però se c'è scritto solo 360 senza quei simboli giapponesi e l'11, magari ci potrebbe essere anche un 5, abbiamo il 360 originale, quindi possiamo andare direttamente al capitolo dell'installazione dell'Encaku, è il capitolo 8. Quindi se abbiamo questo firmware possiamo andare direttamente al capitolo 8. Se abbiamo un firmware inferiore al 360, andiamo al capitolo 3. Firmware dal 361 al 367, andiamo direttamente al capitolo 4. Quindi se abbiamo un firmware superiore al 365 fino al 374, quindi dobbiamo fare il downgrade, andiamo al capitolo 6. Allora ragazzi, eccoci qua al capitolo 3, quindi l'installazione direttamente dell'aggiornamento del 360. Allora, questa console adesso non ha un firmware inferiore al 360 perché ovviamente quei firmware non si trovano più, non servono a niente e quindi non posso fare un downgrade a un firmware più vecchio per farvi un esempio. Comunque, adesso andiamo a vedere come fare per andare al 360 se voi avete questa PlayStation con un firmware inferiore. Diciamo che è raro trovarla con un firmware così vecchio. Magari l'avete comprato, non l'avete mai aggiornato, però giusto per non fare tanti passaggi. Allora, primo step da fare, impostazioni wifi, e bisogna andare al wifi connesso, che di solito ci colleghiamo, e andiamo in impostazioni avanzate e dobbiamo andare a dire che vogliamo il DNS manuale. Quindi in questo caso dobbiamo inserire solo il DNS primario. E il DNS primario è 212.47.0.1.1.1.1. Perfetto. Qua il secondario possiamo lasciare così. Server proxy, sempre non usare. Impostazioni MTU sempre automatico e possiamo lasciare la spunta così, quindi clicchiamo sul tastino verde invio e poi sull'ok. Adesso, siccome normalmente dal 360 mi dà l'aggiornamento normalmente senza mettere questo DNS, il 374, adesso ci dirà che l'ultimo firmware è già installato. Quindi se vado aggiornamento e vado su aggiorna mediante wifi, mi darà un errore. Quindi dice la versione più recente del software di sistema è già installata. A voi vi darà una schermata con scritto il software di installazione 360 più due caratteri giapponesi, che significa compatibile,
potete andare avanti a installarlo, quindi seguire tutta la procedura di aggiornamento. È la classica procedura di aggiornamento Sony, quindi non avrete problemi. Quindi seguite sempre i consigli che vi ho dato, caricate la PlayStation con la batteria al massimo e fate gli aggiornamenti e non avrete problemi. Adesso, una volta che abbiamo finito di installare il firmware, possiamo passare al capitolo successivo, che è quello dell'installazione Enkaku. Questo è il capitolo 4 e qui, per chi ha un firmware da 361 al 363, dobbiamo fare l'upgrade al 374. Quindi andiamo in impostazioni, verifichiamo il firmware. Come sempre, questa è sempre una console col 360, gli facciamo l'upgrade. Quindi nel caso, come ho detto prima, è 361 fino al 363, facciamo l'upgrade al 374. Quindi l'upgrade è il classico, non bisogna andare a modificare niente come ho fatto nel precedente capitolo, che ho messo DNS. Quindi è l'ultimo firmware che troviamo nei server della Sony. Facciamo aggiornamento tramite Wi-Fi e lui troverà la versione 374. Classico aggiornamento. Andiamo a dirgli di farlo e aspettiamo tutta la procedura. Scendiamo giù, perfetto, accettiamo anche questo. Vuoi aggiornare il software di sistema? Facciamo aggiorno e quindi attendiamo poi che la procedura finisca. Ecco, è entrato in questa schermata, quindi bisogna attendere l'installazione del software. Ok, si è riavviata. Controlliamo che il software si sia aggiornato, penso proprio di sì. Sistema, informazioni sul sistema, 374. Allora, in questo capitolo vediamo come installare EngineCore. Allora, dobbiamo andare sul computer e installare il programmino della Sony per connettere la PS Vita al computer. Andiamo al sito della Sony, che vi metterò in descrizione, e scarichiamoci la versione aggiornata del Content Manager Assistant. Lo andiamo ad installare, facciamo tutta la procedura di installazione. Perfetto, clicchiamo su fine,
clicchiamo ok e lasciamo tutto così com'è. Poi dal pacchetto che andremo a scaricare, il pack per la modifica 374, sono un po' di costrucce interessanti in base a quello che dovete fare, in base al capitolo che vi trovate. Adesso dobbiamo installare un altro programmino che puoi installare, basta semplicemente metterlo nella cartella, apriamo FZIP, ovviamente io do per scontato che voi avete WinRAR o WinZIP, questo è un file 7-zip, però può essere aperto con 7-zip, anche con il WinRAR va benissimo. Dobbiamo crearci una cartella sul desktop, possiamo chiamarla come vogliamo, possiamo lasciare anche cartella, nuova cartella 2, l'importante è che sappiamo che cosa stiamo facendo. Inseriamo questi file all'interno e avviamo Final.he, gli diamo consenti accesso. Ovviamente disabilitiamo il controllo dell'antivirus, io lo metto finché non viene riavviato il PC e quindi sto tranquillo. Lo metto in italiano. Ora, una volta avviato il programma e aver fatto queste procedure qui, disabilitato l'antivirus e dato l'ok al firewall, adesso andiamo sulla PS Vita e andiamo a vedere cosa fare. Eccoci qua. Clicchiamo su gestione contenuto, copia contenuto. Adesso dobbiamo andare sull'icona PC, quella centrale. Wi-Fi. Apparirà registra dispositivo, quindi clicchiamo sul nome del dispositivo, il computer in questo caso, e non gli ho dato ancora un nome effettivo. Adesso ci dice di inserire una password, la password ce la dà Final.encore. Adesso andiamo sul PC, ecco, una volta sul PC dobbiamo inserire questa. Gli dice registrazione dispositivo Franco 128. Io ho scritto Franco una cosa così a caso, e praticamente quello è il nome utente dell'account. In questo caso, se non l'abbiamo fatto, non potete fare queste procedure, quindi dobbiamo comunque avere un account PlayStation Network. E adesso andiamo a inserire il codice sulla PS Vita. Clicchiamo sulla parte dove dobbiamo scrivere il codice e ci apparirà la tastierina numerico, quindi inseriamo 75048864. Tasto verde, registra. Il dispositivo è stato registrato. Facciamo seguente. Ok, perfetto. Adesso andiamo sul PC, andiamo su Final.encore, clicchiamo su diamoci da fare e aspettiamo che il programmino ci copi tutto quello che c'è da copiare. Adesso ci dice cosa dobbiamo fare.
Tutto è pronto, ora segui i passaggi seguenti sulla tua PS Vita. Avvia gestione contenuto ed è già aperto. E ovviamente connettiti al tuo computer, è già connesso. Seleziona PC to PS Vita System, poi applicazioni, PS Vita. E poi dobbiamo cliccare su Latch Encore. Ecco, quindi ci avvierà Latch Encore. Quindi adesso andiamo sulla PlayStation Vita e facciamo questi passaggi. Dobbiamo cliccare qui PC to PS Vita System, applicazioni, PS Vita, e abbiamo questo Latch Encore. Copiamolo. Copia. Ok. Ora ci installerà l'icona sul desktop della PS Vita. Allora ragazzi, una volta terminato tutto il processo di copia del Latch Encore, possiamo uscire da questa schermata e ce lo ritroveremo qui sotto. Allora, per far partire Latch Encore, purtroppo sui nuovi firmware ha questo problemino che si avvia, non si avvia, quindi ha diciamo delle percentuali di avvio e delle percentuali che la console si blocca e si riavvia. Quindi adesso vediamo se siamo fortunati. Dobbiamo tenere premuto R1 e avviare le Latch Encore. Se tutto va bene, ci ritroveremo in questa schermata. Se no, la console si riavvia e tentiamo. Ah, qui non so se si legge bene. Dobbiamo andare a install Enkaku. Installiamo Enkaku, ci ha dato l'ok e facciamo download Vita Shell. Attendiamo che scarichi Vita Shell. Perfetto. E diamo exit. Allora, adesso non so se Vita Shell è avviabile. Sì, si avvia. Perfetto. Allora, proviamo a vedere se ci crea il caso del non avvio della modifica. Ci fa vedere proprio cosa succede quando non si avvia Latch Encore. Vediamo se lo fa. Allora, in questo caso Vita Shell non parte, vi dà l'errore perché non è avviata la modifica. Se vado su R1, faccio Latch Encore. Ecco, non si è avviato, si è riavviata la console praticamente. Quindi questo è il problema del jailbreak, vi dà questo errore. Questo è il problema del jailbreak sui nuovi firmware.
quindi per questo si scende fino al 360 o al 365, dipende dal modello della console che avete. Quindi andiamo su Recent Core 2, diciamo sì, vediamo se stavolta parte, è andato. Lui in teoria vi abilita già l'Encaku, perché l'abbiamo già installato la prima volta, quindi non occorre dare di nuovo install. Io se faccio exit e vado su Vita Shell, dovrebbe partire. Diciamo che vi salta dei passaggi, quindi non siete costretti a fare sempre install per far partire la modifica. Però in questo caso ovviamente dobbiamo fare il downgrade e andiamo a vedere come si fa nel capitolo successivo. Questo è il capitolo dedicato all'installazione di Modoru e quindi dei file per fare il downgrade della console, quindi per andare al 360 o al 365. Quindi che facciamo? Avviamo le Recent Core con il tasto R1, in questo caso l'ho già avviato, quindi già avviata la modifica. Se non si avvia, riproviamo finché non si avvia. Sempre mi raccomando col tasto R1. Quindi una volta che si è avviata la schermata possiamo fare direttamente exit e ci apparirà direttamente la schermata. Andiamo su Vita Shell, abbiamo Vita Shell, ecco qua. Andiamo, clicchiamo su Start e ci dirà queste opzioni. Faccio lo zoom, faccio vedere meglio cosa c'è scritto. Allora dobbiamo scendere quindi all'impostazione, a Select Button. Voi di solito troverete la scritta USB e mettiamo su FTP. Prendiamo di nuovo Start e prendiamo Select. Adesso ci fa vedere questa schermata. Qui praticamente abbiamo l'indirizzo della nostra PlayStation, quindi 192.168.1.181, e la porta di connessione, quindi 1337. Adesso andiamo sul computer, andiamo a installare il programmino per connetterci alla PS Vita e inseriamo l'indirizzo IP. Andiamo a scaricarci WinSCP, potete trovare anche la nuova versione su internet, io l'ho già scaricata quindi l'ho inserita nella cartella. Ci installiamo WinSCP, io salto il passaggio dell'installazione, quindi vado direttamente ad aprire il programma. Qui dobbiamo al posto di SFTP mettere FTP. Qui mettiamo l'indirizzo della console, quindi 192.168.1.181, perfetto. Numero di porta 1337. La porta di connessione, per chi ovviamente mastica bene l'informatica, sono porte ovviamente di connessione dati, quindi ogni computer ha diverse porte di connessione, ovviamente ogni programma ne ha una sua e ovviamente serve ad impedire l'accesso a determinati programmi, malware, quindi si fa, non mi sto a dilungare tantissimo, si utilizza un firewall per poterle chiudere, quindi se le chiudiamo tutte nessun programma funziona, quindi ogni software ha una sua porta di connessione.
nome utente, password, non mettiamo niente, mettiamo accesso anonimo e facciamo accedi. Possiamo mettere salva se ci vogliamo collegare una prossima volta, e lo faccio, gli metto un nome così a caso, ok, quindi ce l'abbiamo qui, così ogni volta non dobbiamo stare a scrivere niente. Facciamo accedi, perfetto. Allora, la memoria interna è questa qui, UX0, quindi non tocchiamo le altre. Ora entriamo in data. Io ovviamente ci ho già messo mano, quindi vado a eliminare un po' di cose che non servono al momento. Mi sono rimaste salvate un po' di cose, ma vabbè, non c'è problema. Poi vi ritroverete con questo, Bootstrap, Self, poi gli altri non servono, li lascio così. Allora, qui dentro dobbiamo posizionarci un po' di cosucce, quindi entriamo comunque nel pack che ci siamo scaricati e abbiamo all'interno l'Ombrew, Modoru, mettiamo qui dentro, poi li mettiamo in base a cosa vogliamo fare il downgrade, mettiamo entrambe le cartelle. Metterò un po' a passarle perché sono un po', occupano un bel po'. Allora, perché ho messo downgrade 360 o 365, perché se noi ci ritroviamo con una console come la console PS Vita Slim, alcuni di quei modelli potrebbe non poter installare 360 o addirittura potrebbe anche non installare 365. Quindi possiamo tentare il 360, se non va il 360 mettiamo il 365, addirittura se non installa il 365 possiamo lasciarla così, quindi possiamo continuare a farla funzionare così, possiamo installare tutto quello che vogliamo, funzionerà comunque, solo che ovviamente quando non parte il programmino dobbiamo ritentare finché non parte. Quindi abbiamo visto che a me a primo colpo è partita e è andato bene, quindi adesso procediamo, andiamo sulla PS Vita, premiamo cancel per uscire, usciamo da Vita Shell, anzi stavo facendo una cavolata, andiamo su UX data, andiamo ad installare Modoru. Ora triangolo lo possiamo cancellare, prendiamo il file pup, facciamo move col triangolo e premiamo con X, andiamo in app nella cartella Modoru, qui triangolo past,
Eccoci qua il punto. Adesso possiamo uscire da Vita Shell. Abbiamo l'icona di Modoru. Allora, una volta installato Modoru, dobbiamo riavviare la console, perché Modoru con Vita Shell non va d'accordo. Se avvio Vita Shell non posso avviare Modoru, se avvio Modoru non posso riavviare Vita Shell. Quindi ogni volta che dobbiamo avviare uno dei due, dobbiamo spegnere e riaccendere la console e avviare le chain core. Allora spegniamo la console. Spegni. Riaccendiamo la console. Perfetto. Andiamo alle chain core, lo avviamo. Perfetto. Ne pensavo non si avviasse. Faccio exit direttamente, tanto lo installa in automatico. Vado a Modoru. Ecco qua. Ora vi spiego cosa c'è scritto. Sperando mantenga fuoco. Dice firmware information, current firmware, il firmware installato sulla console, quindi 374. Poi sotto c'è scritto factory firmware. Quello è molto importante perché, per esempio, questa console nasce di fabbrica col firmware 1.06. Invece, molte altre console nascono di fabbrica con un firmware superiore al 365. Quindi non possiamo mettere il 365 oppure il 360. Molte nascono con un firmware di fabbrica col 365, quindi possiamo andare tranquillamente, oppure il 360. Quindi guardate anche quello, il programma vi dirà se potete continuare o meno e vi farà continuare, se no uscirà come fa di solito. Se dà un errore esce tranquillamente da solo e non vi fa andare avanti. Quindi adesso premo X, vi farà attendere 20 secondi e andrà avanti. Vedete che farà tipo la procedura dell'aggiornamento firmware classico. Dice di premere X per accettare i termini. Andrà a leggere il filebook. Diciamo che lo copia e poi lo legge. Diciamo il secondo passaggio che avviene durante l'aggiornamento, quindi dobbiamo semplicemente attendere.
Perfetto. Adesso andiamo a vedere in sistema. Adesso, prima di procedere al prossimo capitolo, ve lo ripeterò anche nell'inizio del prossimo capitolo, dobbiamo andare qui in impostazioni avvio automatico e deve essere deselezionato scarica i file di aggiornamento. Quindi dovete togliere la spunta. Mi raccomando. Allora, ragazzi, questo capitolino vi faccio capire un po' le differenze dei vari firmware, quindi 360, 365 e poi tutti i restanti successivi. In pratica, 360 è possibile avere la modifica con l'installazione di ENSO, quindi averla permanente all'accessione della console. 365 la stessa cosa, però potrebbe, diciamo, essere meno stabile rispetto al 360, visto che comunque è un firmware, il 360 è un firmware un po' più vecchio, quindi l'ENSO è stato testato più volte, quindi hanno creato una versione molto stabile. 365 non lo so, ricordo di averlo testato, però la mia console è sempre rimasta al 360 e ha funzionato correttamente, non ha mai dato problemi. Se non ricordo male, 365 è un po' instabile. Devo fare qualche prova, magari vi faccio un piccolo video, vi faccio, diciamo, vi rendo l'idea di quale installare se avete questa console, quindi potete scegliere 360 o 365. I restanti firmware, tutti quelli al quale è possibile installare Encore, quindi tutti i firmware successivi al 365, non so se con le Chaincore funzionino e quali vanno e quali no, quindi vi consiglio di installare il 374, quindi l'ultimo firmware in circolazione, anche nel server della Sony, i server veri e propri, e installare le Chaincore e usare quello così com'è, quindi ogni volta che accendete la console fatelo partire e vi partirà la modifica. Quindi purtroppo tutti i possessori delle ultime console al quale purtroppo non è possibile installare il 365 devono per forza avvalersi di un firmware del genere, quindi non si può fare altrimenti. Magari provate a scendere tramite il modulo, che ne so, al 366, provate a installare le Chaincore e vedete come va, se si avvia velocemente, quindi non vi fa il riavvio della console, quindi vi manda la console in riavvio, quindi in blocco momentaneo, e potete testarli. Magari potrei fare anch'io un po' di prove, perché con questa console me lo consente, quindi magari vi farò sapere come va. Io sono propenso sinceramente a lasciare il 374, quindi almeno da quello che ho visto, raramente si riavvia la console avviando le Chaincore, quindi meglio tenersi il 374 che è il più nuovo e quindi il più compatibile con tutti i giochi, quindi non dovete stare a installare tutti i plugin per far avviare i giochi e via dicendo. Quindi questa è la nota positiva. Purtroppo la nota negativa è che non si avvia la modifica, l'accensione, e dovete farla manualmente. Allora, ragazzi, qua ci troviamo nel capitolo dove dobbiamo installare l'Encapo. Andiamo a vedere subito. Allora, sia se provenite da un downgrade, che provenite direttamente dal 360, quindi la vostra console non ha subito downgrade
Quindi, in questo caso, con le tre icone, proveniamo da un downgrade. Senza queste tre icone abbiamo praticamente il 360 originale, quindi senza downgrade. Adesso, per installare il NKU, dobbiamo andare sul browser, avviarlo. Usciamo da qui, andiamo all'indirizzo e scriviamo nkaku.xyz/invio. Ci troveremo in questa pagina. Quindi facciamo installa, mi ha dato errore. Adesso, appena si avvia la schermata, il quadrato ha dato di nuovo errore. Premiamo R1, teniamo R1 fino alla fine del processo. Perfetto. Ora scendiamo. Ci avrà installato Molecular Shell. Questo significa che l'NKU è stato installato. Diciamo che Molecular Shell è come se fosse un Vita Shell, quindi è la stessa cosa. E da qui possiamo proseguire con le altre guide, quindi possiamo installare poi direttamente la modifica definitiva, visto che siamo sul 360. Allora, questo è il capitolo dove andiamo a installare Enzo, quindi la modifica definitiva per il firmware che sta installato qui sopra, il 360. Adesso dobbiamo andare in Vita Shell, collegarci sempre con l'FTP, adesso in modalità Safe Mode, quindi ciò significa che dobbiamo andare a disabilitare una cosa. Quindi usciamo da Vita Shell. Quindi vi ricordo sempre di fare questa cosa qui. Impostazioni NKU. Abilità Homebrew non sicuri. Andiamo a Vita Shell. Voilà. Quindi ci farà vedere poi tutte le unità. A noi ci serve sempre solo l'UX, quindi entriamo in UX, vi ricordo start, quindi se non avete FTP mettetelo, quindi se sta su USB, di solito sta sempre su USB, quindi mettiamolo su FTP, usciamo su start, premiamo select. Adesso andiamo sul computer, andiamo ad aprire WinSCP. Questo l'abbiamo salvato, colleghiamoci qui, perfetto. In UX entriamo in data, visto che questi li abbiamo utilizzati li possiamo cancellare. Ok, perfetto. Qui dentro li andiamo a inserire i file. Ombri dell'Enzo 360. Andiamo a Vita Shell sulla console, entriamo all'interno,
andiamo a data, andiamo su ESO360, facciamo sì, apparirà l'icona di Enzo, chiamiamo invio e lasciamolo fare, premiamo cerchio per accettare le condizioni, quindi poi qui è scritto molto in piccolo, ve lo faccio vedere, ci dice press cycle per accettare i termini delle condizioni ovviamente, e premiamo cross per installare, attendiamo che finisce, premiamo qualsiasi tasto per riavviare la console. Ora, se tutto va a buon fine, ci apparirà questo logo, il logo di Molecular, che possiamo andare anche a cambiare. Ecco qua, console riavviata, che entra tranquillamente nelle Homebrew. Allora, il video è finito, vi voglio ringraziare tutte le persone che vedono i miei video, che li condividono, gli iscritti, perché siete veramente tanti, non pensavo di superare i 500 iscritti, grazie mille, e continuiamo ad andare avanti, quindi stiamo arrivando per i 600 iscritti, penso che tra pochissimo siamo lì, e ringrazio tutte le persone che mi fanno le donazioni, quindi continuerò ad aggiornare la lista non appena finito questo altro video, e ringrazio tutti i gruppi di Facebook che mi lasciano condividere il video, e per dirvi alla prossima, ciao ragazzi, buon divertimento con il retro gaming.